Oggi vi parlerò di un argomento molto interessante e dibattuto: i legumi e la carne. Quali sono le proprietà? Quali sono le differenze? Come inserirli in un piano nutrizionale sano ed equilibrato? E soprattutto, chi vince tra legume e carne? Per scoprirlo, seguitemi. Iniziamo con una domanda: cosa sono i legumi? I legumi sono delle piante appartenenti alla famiglia delle fabacee, che producono dei frutti in forma di baccello, al cui interno si trovano dei semi. Alcuni esempi di legumi sono i fagioli, i ceci, le lenticchie, i piselli, la soia, gli arachidi, le fave e i pini. I legumi sono alimenti molto antichi che fanno parte della dieta umana da migliaia di anni. Sono considerati una fonte di proteine vegetali, ma anche di fibre, di vitamine, di minerali, di composti bioattivi. La carne invece è il tessuto muscolare degli animali, che viene consumato come alimento degli esseri umani. La carne può essere di diversi tipi, a seconda dell'animale di provenienza, del taglio, della modalità di allevamento e della preparazione. Alcuni esempi di carne sono il manzo, il maiale, il pollo, il tacchino, l'agnello, il coniglio, la selvaggina e sì, anche il pesce. La carne è considerata come una fonte di proteine animali, ma anche di ferro, di zinco, di selenio, di vitamina B12 e di altri nutrienti. Ma quali sono le differenze tra i legumi e la carne dal punto di vista nutrizionale e quali sono i vantaggi e gli svantaggi del loro consumo? Vediamoli insieme confrontando i due alimenti in base a diversi criteri. Quindi, proteine. Le proteine cosa sono? Sono dei macronutrienti essenziali per la crescita, la riparazione, il funzionamento dei tessuti del nostro organismo. Sono composte da aminoacidi, alcuni dei quali sono detti essenziali. Perché? Perché il nostro corpo non è in grado di produrli e deve quindi assumerli dalla dieta, dall'alimentazione. Le proteine animali, come quelle della carne, sono dette complete perché contengono tutti gli aminoacidi essenziali in proporzione adeguata. Le proteine vegetali, come quelle dei legumi, invece, sono dette incomplete. Perché? Perché sono carenti o limitanti in uno o più aminoacidi essenziali. Tuttavia, questo non significa che i legumi siano delle fonti di proteine scadenti o insufficienti. Infatti, è possibile ottenere tutti gli aminoacidi essenziali combinando i legumi con altri alimenti vegetali, come i cereali, in uno stesso pasto o nell'arco della giornata. Inoltre, i legumi hanno il vantaggio di avere un minore impatto ambientale rispetto alla carne, in termini di emissioni di gas serra, consumo di acqua, di suolo. Quindi, sia i legumi che la carne possono fornire le proteine necessarie al nostro organismo, purché siano inseriti in una dieta varia ed equilibrata. Ora, le fibre. Cosa sono le fibre? Sono dei carboidrati non digeribili che svolgono diverse funzioni benefiche per il nostro organismo. Le fibre aiutano a regolare il transito intestinale, a prevenire la stitichezza, a ridurre il colesterolo e il glucosio nel sangue, a favorire il senso di sazietà e a proteggere la flora batterica, che sono quei piccoli microrganismi che vivono all'interno di ognuno di noi. I legumi sono ricchi di fibre sia solubili che insolubili, mentre la carne non ne contiene. Quindi, i legumi hanno il vantaggio di apportare le fibre necessarie al nostro organismo, che sono raccomandate in una quantità di almeno 25-30 grammi al giorno. Poi il ferro. Il ferro cos'è? È un minerale essenziale per il trasporto dell'ossigeno nel sangue, la produzione di energia, la sintesi del DNA e la funzione immunitaria. Il ferro si trova in due forme, M, non M. Il ferro M si trova solo negli alimenti di origine animale, come la carne, ed è più facilmente assorbito dal nostro organismo. Il ferro non M si trova negli alimenti di origine animale che vegetale, come i legumi, ma è meno facilmente assorbito dal nostro organismo. Tuttavia, è possibile aumentare l'assorbimento del ferro non M consumando nello stesso pasto degli alimenti ricchi di vitamina C, come ad esempio gli agrumi, quali kiwi, peperoni, pomodori, ed evitando di consumare nello stesso pasto degli alimenti che inibiscono l'assorbimento, come il tè, il caffè. Quindi sia i legumi che la carne possono fornire il ferro necessario al nostro organismo, purché siano accompagnati da altri alimenti che ne favoriscono o ne limitano l'assorbimento. La vitamina B12. La vitamina B12 cos'è? È una vitamina idrosolubile che partecipa alla sintesi del DNA, alla formazione dei globuli rossi, al metabolismo degli aminoacidi e al funzionamento del sistema nervoso. La vitamina B12 si trova solo negli alimenti di origine animale, come ad esempio la carne, il pesce, le uova, il latte e i latticini. I legumi non contengono vitamina B12, né tantomeno altri alimenti vegetali, a meno che non siano fortificati. Quindi la carne ha il vantaggio di fornire la vitamina B12, necessaria al nostro organismo, che è raccomandata in una quantità di almeno 2
1,4 microgrammi al giorno. Chi segue una dieta vegetariana o vegana deve quindi integrare la vitamina B12 con degli integratori, con degli alimenti fortificati per prevenire carenze che possono causare anemia, neuropatia, demenza o altri disturbi. Poi sì, ci sono altri nutrienti, cioè oltre ai nutrienti già citati, i legumi e la carne differiscono anche per il contenuto di altri nutrienti come il calcio, il magnesio, il potassio, il folato, la vitamina K, il selenio, lo zinco, il rame e il manganese. Però in generale i legumi sono più ricchi di calcio, di magnesio, di potassio, di folato, di vitamina K, mentre la carne è più ricca di selenio, di zinco, di rame e manganese. Tuttavia questi nutrienti si trovano anche in altri alimenti, sia di origine animale che vegetale, quindi non sono determinanti per la scelta tra legumi e carne. L'importante è avere una dieta varia ed equilibrata, torniamo sempre lì, che include diversi alimenti, in modo da coprire tutti i fabbisogni nutrizionali. Oh, a questo punto penso che avete capito che i legumi e la carne sono due alimenti diversi, ma entrambi validi dal punto di vista nutrizionale, se consumati in modo adeguato, integrato con altri alimenti. Ma allora, chi vince tra legumi e carne e come inserirli in un piano nutrizionale sano ed equilibrato? Alla luce di quanto esposto, è chiaro che sia i legumi che la carne hanno un ruolo importante in una dieta equilibrata. Entrambi forniscono nutrienti essenziali per il nostro organismo, sebbene in modi diversi. I legumi, con il loro alto contenuto di fibre e proteine vegetali, rappresentano un'ottima alternativa per coloro che cercano di ridurre il consumo di carne o per coloro che seguono una dieta vegetariana o vegana. Inoltre, cosa non scontata, hanno un impatto ambientale inferiore rispetto alla carne. Però la carne, d'altra parte, fornisce proteine complete e nutrienti, come il ferro M e la vitamina B12, che sono più difficili da ottenere da fonti vegetali. Tuttavia, il consumo eccessivo di carne è stato associato a vari problemi di salute e ha un impatto ambientale significativo, importante. Quindi, ancora una volta, chi vince tra legumi e carne? La risposta è che non c'è un vincitore chiaro. Entrambi hanno i loro punti di forza e possono coesistere in una dieta sana ed equilibrata. L'importante è variare il più possibile la nostra alimentazione per garantire un apporto adeguato di tutti i nutrienti necessari in base ai nostri fabbisogni, alla nostra attività, al nostro stile di vita. Ricordate che la chiave è sempre la moderazione e la varietà. Non esiste un alimento perfetto che possa fornire tutti i nutrienti di cui noi abbiamo bisogno. Pertanto è importante includere sia i legumi che la carne nella vostra alimentazione, insieme ad una vasta gamma di altri alimenti che fanno bene alla nostra salute. Bene, siamo giunti alla fine e ditemi la vostra, cosa ne pensate di questo argomento? Preferite i legumi o la carne? Dai, fatemelo sapere nei commenti e come sempre cercherò di rispondervi. E noi ci vediamo ogni venerdì con un nuovo video, un nuovo argomento. Cliccate mi piace se vi è piaciuto il video, seguitemi che tanto non costa nulla e ci vediamo alla prossima, ciao!